Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei fantastici hamburger di salmone. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 400 g di salmone, del pan grattato, io userò del panko, ottenuto direttamente dal pane che avevo in casa. Scusa, per i comuni mortali il panko che cos'è? L'origine del nome è giapponese e viene ottenuto da un pane bianco che viene triturato e tossato in padella e serve poi per impanare i cibi che una volta fritti risulteranno molto più leggeri. Del prezzemolo a piacere, un cipollotto fresco, un uovo, la scorza grattugiata di un limone, un peperoncino fresco, io ho scelto verde da cui ho tolto i semi così che non è molto piccante, un cucchiaio abbondante di senape in grani, sale, del pepe bianco e olio extravergine d'oliva. Mettiamoci subito a cucinare. Per prima cosa, prima di trasferire il nostro salmone nel nostro mixer e ridurlo in pezzettini molto molto piccoli, grattugiamo la scorza del limone. A vostro piacimento aggiungetela tutta se avete un limone non tanto grande, oppure metà se avete un limone abbastanza grande. Andiamo a trasferire all'interno del mixer il salmone, il prezzemolo, il cipollotto, il peperoncino. Chiudiamo, azioniamo il mixer e riduciamo il salmone in pezzettini piccolissimi, quasi una purea. Il salmone è perfetto. Trasferiamolo in una ciotola. Andiamo ad aggiungere al nostro salmone un po' di pepe bianco. Io preferisco il pepe bianco perché rispetto a quello nero rimane un po' più delicato e esalta un po' di più, secondo me, il sapore del salmone. Un uovo, la nostra senape, di sale e del pan grattato. Regolatevi voi, deve risultare un impasto non tanto umido da facilmente lavorabile. E ora mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Vorrei essere puntigliosi, quelli erano due pizzichi di sale. Era un po'... Era di prova. Esatto. Eccoci qua. Allora, il nostro impasto è stato lavorato. Ora copritelo con carta trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per una mezz'oretta, così che si rassodi un pochettino e poi faremo i nostri hamburger. Anzi, li cuoceremo. Dividete, se potete, l'impasto in quattro parti più o meno uguali. Quando vi dicevo di triturarlo in pezzi piccolini, però lasciando comunque qualche pezzo grossolano all'interno dell'hamburger, intendevo proprio questo. Con le mani, se potete, bagnatele se volete, formate gli hamburger, schiacciateli leggermente, oppure utilizzate l'apposita formina per formare gli hamburger. Riscaldate dell'olio in una ampia padella e mettiamoli a cucinare. Se volete, schiacciateli leggermente proprio mentre sono all'interno della padella e cuoceteli 3-4 minuti per lato. 3 minuti circa sono passati, andiamo a girare il primo e continuiamo anche con tutti gli altri. Finiamo di cuocerli e impiattiamo e mangiamo. I nostri hamburger sono pronti, mettiamoli ad asciugare dall'olio di cottura su un piatto con della carta assorbente e poi li impiatteremo per la nostra chiusura finale. Eccoci qui, i nostri hamburger di salmone sono pronti per essere gustati. Gustateli come volete voi. Noi
su un letto di insalata con della maionese a rinfrescare tutto, oppure in un delizioso panino. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.